Allora, ciao a tutti. Ciao. Come sei serio? Allora, vi facciamo vedere un po' quello che abbiamo preso a Viterbo Sì. per loro. Una sorta di all back to school, perché alla fine abbiamo preso le scarpe e le magliette a maniche lunghe e basta, perché non dovevamo prendere altro. Ah, e io ora abbiamo preso una borsa per uno per domenica, che abbiamo la comunione. Allora, dai, prima busta, dai, fai tu. Che lui prima sì, perché lui lo voleva prima fare, poi mi ha detto di no. Poi adesso che stavo a mettere un po' tutto quanto, la luce eccetera, mi ha detto dai, vabbè, allora lo faccio pure io. E allora, eccoci qua. Allora, iniziamo con i vestiti. Allora, dove siamo stati? Digli però. Quale Siamo negozio? stati al globo. Al Globo. Siamo stati al Globo e abbiamo fatto Infatti è solo la busta del globo. cioè, perspicace il ragazzo, no? Allora, facciamo vedere quello che abbiamo preso, dai. Cioè, subito, Questa allora, è la questo cosa parla tu brutta. perché, l'ha voluto fortemente lui. Sì. Dai, io faccio vedere e tu parli, dai. L'ho vista che Non sai che dire. Allora, questa l'ha voluta lui sì, fortemente. perché gli piace. Adesso, adesso vanno tantissimo sti cosi brutti. Si chiama Bear. Bear, certo, vuol dire orso bear, però so quelli cattivi che hanno l'occhio chiuso a X, il bottone, insomma, so i cosi cattivi. E l'ha voluta fortemente lui questa felpa, però Che mi le dico la piaceva. verità. Allora, a parte il fatto che dentro è in pile, super pile, quindi questa qui praticamente la metterà, penso, a Natale, No, cioè a Natale no. quando qua farà un freddo polare, perché adesso non la può mettere, logicamente, se no gli viene la rosolia. E l'abbiamo pagata 23,99 euro ed è una taglia 10 anni. Calcolate che, cioè, per essere una 10 anni, è pure bella larghina, perché lui veste 10 anni, ma gli sta, cioè, gli sta enorme un pochino, però a lui piacciono le cose enormi, quindi va bene così. E questa lui l'ha voluta fortemente, ha Sì, litigato fortemente mi col padre piace, per sì. questa. Però ecco, insomma, se anche voi siete alla ricerca di queste cose che i vostri figli gli piacciono, perché adesso vanno di moda, insomma, da Globo potete trovarlo. Però questa bianca è finita. Al nostro, Era certo, verde. al nostro Verde. Globo sì, ma magari al Globo di Milano o al Globo di Roma c'è. Vai, non c'è solo il Globo di Milano. Questa. Oh, allora, poi La c'è maglietta. questa, la maglietta, cominciamo con le magliette. Allora, sempre per lui, questa qui di Guru 99, una maglietta classica blu, base blu con la scritta verde, verde. Le magliette, sono sincera, le magliette le ho prese io. Sì, Cioè, non gliel'ho chiesto io no, di nel prenderle. senso che di solito lui si sceglie i vestiti, però in quel momento stava giocando col padre dentro al negozio, quindi non mi ha dato retta, e quindi le magliette per lui le ho prese io, come mi piacevano a me. Tranne una che l'ha presa al babbo. Scuola. Una te l'ha presa al babbo. Vabbè, tira su, dai, che facciamo vedere quell'altra. Che Poi è questa? Che è la mia preferita. Già l'avevo questa. vista. Sempre Guru 99. Ah, quella di prima non vi ho detto quanto l'abbiamo pagata. Aspettate, 12,99 euro. Quella di prima, e anche questa 12 euro. No, tutto intorno alle 12 euro. Anche queste 10 anni le ho preso. Questa è nera, verde militare, arancione. A me piace tantissimo i colori fosforescenti. Mi piacciono veramente tanto come gli stanno. Quindi andiamo avanti. Ah, Questa. questa è Sì, questa. una di Hogwarts. Allora, questa qui, 9,99 euro di Hogwarts. Ma pure Perché? detto. Perché praticamente l'altra che avevamo dell'anno scorso c'è sta piccola e l'abbiamo anche dovuta mettere nel cassone dei vestiti, quelli che vanno, cioè che sì, che nei cassoni gialli dei vestiti, perché era un po' rovinatina, non si poteva neanche tenere per il fratello che nascerà, e quindi l'abbiamo presa direttamente nuova. Ma mamma, quale? Era Quella col uguale? serpe verde. Sì, no?
Era uguale con lo stemma, solamente che era bianca e c'era scritto sempre Hogwarts. E questi qui erano colorati, erano... Sì, c'era lo stemma. Sì. Però ti stava piccola e quindi l'abbiamo levata, e visto che noi siamo patiti di Harry Potter. Solamente questa è 12 anni, perché 10 anni non c'era, 8 anni era troppo piccola, quindi abbiamo preso questa. €9,99. Poi c'è... una cosa qua. Poi, ma l'altra maglietta tua dov'è? Vabbè, la pescheremo prima o poi. Ora passiamo. Questa è di Aurora. Allora, Aurora è nella fase che, eccola qua dietro. Aurora è nella fase vesto tutto nero. Sì. Sono spariti i colori perché mi ha detto dentro al negozio mentre cercavamo le magliette. Io volevo far prendere delle magliette colorate. Lei mi ha risposto: ma non sono più una bambina. Ora siamo nella fase dei colori scuri, il colore nero, anzi che nero, brillantini, oro, queste cose qua praticamente. E questa è il risultato. È il risultato del suo shopping. Allora, questa è di Givova, le sue sono tutte Givova, perché sì, sì. Non, da Globo sì, non ho trovato altro. Sono Givova. No, non tu, Aurora. Aurora c'ha solo magliette Givova perché non ho trovato altro. E questa è 16 anni. 16 anni, l'ho presa un po' più abbondantina proprio perché lei adesso veste 14, quindi non volevo arrivare a gennaio-febbraio dove gli rifà le magliette 9, messe 2 mesi. E questa l'abbiamo pagata €12,99. Vai, dammi l'altra. Dai che dobbiamo far veloci, che qui sono già 7 minuti che chiacchieriamo. Altra Givova sempre di Aurora, sempre, sempre nera ovviamente, questa volta però con i brillantini con la scritta Love argentati e con la scritta Givova rosa. Questa è 16 anni anche questa, €12,99. Givova mi piace molto come marca, infatti loro hanno pure le tute. Mi piace molto come marca perché è una marca buona. Il cotone. Questa è di Aurora. Il cotone è molto buono. Il cotone è molto buono. Cioè, si sente che è un buon cotone, però hanno un costo decente. Cioè, non è che costa 20-30 euro come quelle dell'Adidas della Nike, che adesso non ce le potremo più permettere. Allora, poi passiamo a questa. Allora, questa qui è sempre di Aurora, è della linea di Kit Haring. Che al Globo, a Viterbo, ora non so se al Globo anche degli altri posti, c'è questa linea di Kit Haring. Kit Haring era un pittore, insomma, un illustratore. E appunto c'era questa qui che ci piaceva parecchio, con la scritta al centro Pop Shop, tutta fatta, vedete, con i brillantini che fanno... un po' colore arcobaleno olografico, vabbè, quello che è, pagata €17,99. Questa però è una S perché era solamente da donna, le sta larga, però sempre per il discorso di prima, meglio larga che stretta. Tieni, poi quest'altra è di nuovo mia. Ah, ma pure questa abbiamo preso alla fine, l'abbiamo presa tutte e due? Mi sa di sì. Ah, a posto, io pensavo di aver preso solo quella, invece l'abbiamo presa tutte e due. Anche questa è quella di Kit Haring, della linea di Kit Haring, questa volta con il disegno che è colorato, fortunatamente, perché, cioè, almeno, regà, sono le uniche due magliette bianche che sono riuscita a fargli prendere. €16,99, cioè calcolate che questa qui non la metterà mai, perché già lo so. E, mi piace perché questa qui mi piace un po' di più dell'altra, perché questa qui c'ha proprio il rilievo, il disegno degli omini sono in rilievo. Poi dai che sta qua pure lei, lasciala stare. C'è la mia. Ah, eccola, questa è quella che ha scelto il babbo. Era in fondo. Per Alessandro, che è sempre di Guru 99, ma è fatta in questo modo. Con questo smile, che adesso vanno anche le magliette con questi smile, però dietro, questa invece ce l'ha davanti ed è nera e bianca, fatta così in DIY, no, in tie-dye, scusate, in tie-dye con la scritta appunto così.
ed è sempre 10 anni, 12,99 euro per Alessandro questa, perché il padre poi gli voleva far comprare pure un paio di pantaloni veramente belli che lui però non ha voluto, mamma, perché c'avevano il bottone. E poi questo è mio. Chi? Dopo lo faccio. E dopo lo fa. Questa invece è di Aurora, l'ultima maglietta. Oh, raga, sono riuscita a fargliela prendere rosa. Che se no lei non l'avrebbe presa. Lo sapete perché l'ha presa? Perché c'ha il leopardato. Cioè, solo per quello sono riuscita a fargliela prendere, perché se no non l'avrebbe presa. Questa è 14 anni. Non c'era l'altra, non c'era una taglia più grande, quindi abbiamo dovuto prendere questa a 12,99 euro, sempre Givova. E mi sa che le maglie le abbiamo finite. Sì. Okay. Ok, con le magliette abbiamo finito. Adesso passiamo alle scarpe. Sempre. Pesa. Sempre da Globo. Ora non vi litigate le cose. Non serve. Allora, cominciamo dal primo paio di scarpe che è di Aurora. Allora, Aurora porta al 38-39. Potrebbe mettere le mie scarpe, come infatti farà e come ha fatto quest'estate. E quindi io l'ho preso un paio solo e basta. De scarpa da ginnastica. Te la vedi da qua? De scarpa da ginnastica. Allora, visto che sta qua, almeno può parlare delle sue scarpe. Yeee! Allora, le mie scarpe sono glitterate. Sobrie. Molto sobrie. Sobrissime, tutte brillantinose, glitterate, argento e rosa. Argento e rosa, sì. Un po' alzate con la zip, perché qui non, cioè, c'è pesa allacciarci le scarpe, questa è la verità. E di queste ha preso il, aspettate, il 38. 38 perché il 39 però, era cioè, troppo grosso. Così, cioè. No, so belle, devo dire la verità, sì. Sono molto belle, avrei preferito un altro tipo di scarpa, sì, vabbè, sono belle. Però gli servivano un paio di scarpe da ginnastica, cioè da uscita, non da ginnastica da palestra, perché ce l'ha le scarpe da ginnastica da palestra, io le devo lavare e niente. E queste sono della Lotto. Della Lotto! E le abbiamo pagate, non si sa. Non c'è scritto. La cosa bella però che mi piace di queste scarpe è che hanno il memory foam come nella pianta, insomma, dentro la scarpa. Hanno il bravo nella soletta, madonna. La soletta memory foam. Cioè, memory e quindi foam. Preferisco prendergliele da quando c'ha avuto le Skechers, che lei prende memory foam. Poi andiamo avanti. Andiamo! Veloce. Queste saranno okay. Sempre mie. Queste sono sempre sue. Allora, qui c'è da fare un discorso che spero di fare breve perché so già 13 minuti che chiacchiero. Allora, lei voleva gli stivali. Fortemente, stivali. E al che solo che non c'erano gli stivali per lei, cioè c'erano stivali da adulto e sinceramente a me non piacevano, al padre nemmeno, che è quello là. Ciao. Mi fanno improvvisare e basta. E quindi abbiamo cercato di portarla sull'anfibio, che a mio parere su una ragazzina so meglio degli stivali, sia con un paio di jeans, come scarpa con pantalone, che sotto una gonna. All'inizio mi piaceva sta cosa. Infatti abbiamo discusso. Un bel po'. Questa è la verità. Abbiamo discusso di entrare al negozio perché lei non li voleva sti anfibi. Alla fine gli abbiamo fatto sia anfibi sia stivali, però stamattina poi a posteriori ragionando ci si è resa conto che forse era meglio lasciar perdere gli stivali, però ormai l'avevamo fatti quindi dovevamo mettere. Allora, qui ci sono gli anfibi che sono della marca Zoe, che è una marca che sta lì al Globo. E sono anfibi classici. Ed è il classico anfibio, la classica... il classico Dr. Martens fake, insomma. Perché Dottor Martins? Sì, perché non è il Dottor Martins, è Zoe. Il finto Dottor Martins. È Zoe. Nero semplice. E,
E niente, e di questo pure mi sa che ha preso il 38. Sì, 38 pagati 39,90. E poi ha preso gli stivali che non ci sono qui, ma vabbè, dopo li vedrete. Allora, poi questa è la borsa che ho preso io. Tutta brillantinosa. Tutta brillantinosa rosa. Cercavo una borsa rosa da 2 mesi. Tutta brillantinosa rosa, che si apre così, c'è pure la catena ed è bella capiente. Ho voluto prendere questa piuttosto che un'altra che c'era, perché questa è un po' più grandina e mi ci può entrare il portafoglio, il cellulare, insomma tutto quanto con molta tranquillità. E mi piace tantissimo. Voi la vedete un po' troppo sul salmone, in realtà è proprio rosa Barbie. E infatti è rosa Barbie. È proprio rosa Barbie, ma è bellissima, cioè guardate col nero, è bellissima. Ok, questa è la mia. Allora, poi prossima busta. Di nuovo per scarpe. Una per uno. Prossimo paio di scarpe sono appunto gli stivali che lei ha voluto fortemente. Sì. Allora. Sono questi. A lei piacciono questi stivali così. Cioè con il coso che cala, diciamo, che sembra che sta calando. Ce l'aveva anche l'anno scorso così. E io, ecco perché ne volevo far comprare, perché non l'ha messi tantissimo, però lei si era fissata con questi stivali, metti questi stivali, voglio questi stivali, va bene, e l'abbiamo presi. Erano gli unici, l'unica tipologia di stivale basso, perché sennò c'erano tutti comunque col tacco o col carrarmatone enorme, che a me, cioè sinceramente, non mi piace. E addosso a lei poi meno che mai, perché comunque c'ha sempre 10 anni. E niente, questi sono della Tattoo, la marca, ed è sempre il 39,90 come prezzo. E queste sono le scarpe, le tre scarpe di Aurora. Te le puoi portare di là, amore? Certo, me le porto dopo. Voglio assistere a quel pezzo di video che ero appena. Adesso passiamo alle scarpe di Alessandro. Allora, Alessandro, gli abbiamo preso un paio di scarpe tipo scarponcino e una scarpa da ginnastica. Allora, lo scarponcino ha voluto fortemente questo della Levi's. Quando io ero partita che ne volevo fare un altro tipo i Timberland, quelli gialli, ma mi piacciono. Ma mamma, questo qui mi aveva fatto vedere. Il babbo, sì, ma io invece ti volevo prendere tipo Timberland giallo. Mi piace. Appunto. E allora io di che sto a parlare qui? Allora, voi non ti piace, pace. Cioè, se no glielo compro, non lo mette, sono soldi buttati. Allora, poi tra uno e l'altro il padre gli ha fatto vedere questi, che sono della Levi's. Neri, stivaletto semplice, non altissimo, sempre con la cerniera, perché anche qui non allacciamo le scarpe manco morti, e, però so belle resistenti. Ma dopo l'hanno messo? So belle resistenti e per lui abbiamo preso il 34, sì. A 64,90 euro, ragazzi. Cioè, questo è stato il paio di scarpe che ha costato di più in assoluto. Cioè, io quando ho visto il prezzo, tra un po' casco nel negozio, però speriamo che le metterà. Quanto? E poi ha preso un paio di Adidas. Queste. Che sono bianche. Non sono le Stan Smith, eh. No. Sono tipo le Stan Smith, si chiamano le Advantage C, sempre il 34, pagate 31,90 euro. Sono tipo le Stan Smith, perché la forma è praticamente identica, solamente che ha gli strap, sempre per il discorso che noi non allacciamo le scarpe, quindi gli ho detto meglio che te prendi queste con gli strap, così almeno te le metti da solo. E quindi ha preso queste, ce l'aveva già avute le Stan Smith, però le Stan Smith al Globo non c'erano, non mannava ad arrivare al negozio da Cisalfa, nell'altro negozio di Cisalfa, a prendergliele, e quindi abbiamo preso queste, che tanto so uguali, tanto ci abbiamo
le cose, no? C'abbiamo. E infine. Aspetta. Abbiamo le superstar che ci piacciono tantissimo, le abbiamo volute fortemente, quindi va bene. Uh-huh. E queste appunto sono le scarpe di Ale. Ed infine, preparatevi perché questa sarà la schifezza che ha voluto lei. La schifezza, questa è la borsa che ha voluto fortemente Aurora. Allora, color Ocean. Allora, costata 14,90 €. È una borsa olografica. Olografica color oceano. Olografica, stile sirenetta praticamente, con la catena qui davanti e la catena che va a tracolla, oppure la rimpicciolite e va a braccio. Anche questa è bella capiente, perché insomma per una bambina di 10 anni va bene. L'ha voluta fortemente perché la vuole mettere alla comunione della cugina domenica. Però guarda che effetto che fa. Che bello. Cioè a lei piacciono queste cose, ragazzi. Mi piacciono queste cose. Io c'ho una carta Pokémon uguale. Lei sta peggio di me su queste cose. Uguale. C'è la carta Pokémon. Sì, olografica, no? Vabbè, comunque questa le spara flescia addosso e va bene. È fatta pure tipo... tipo pitonata, tipo no, c'ha proprio l'effetto squama della coda della sirena. Infatti, è veramente carina. Ah, carina, devo essere sincera, è carina. Io la ruberei volentieri. No, non me la... no, io so la mia, guarda. Aia. Che poi diventerà la sua perché tanto. Ma sono botta la spalla. E va bene, salutiamo che so 22 minuti che parliamo. Sì. Non ti uccidere. Si ammazza, mo muore, eccola. L'abbiamo persa. Aia. Ma sti due, ma sti due con sto poraccio che arriverà, ma come, cioè, io non so come la tecnica sarà. Del nonno. Speriamo bene che non me ammazzano prima che... La tecnica del nonno Gildo, guarda, questa. La tecnica del nonno Gildo. Ok, dai, salutate. Ciao. Ciao, ne. No, tu non saluti. Ho salutato. Ah, ciao. Okay. Ah, ok. Ciao. Al prossimo. Ciao.